si sta sempre più affermando una nuova disciplina che negli Stati Uniti è stata definita medicina funzionale e che in altre espressioni viene definita medicina integrativa, che tende ad aggiungersi ai trattamenti specifici patologia per patologia per migliorare la qualità di vita dei pazienti e qualche volta possibilmente anche nel migliorare l'outcome clinico stesso. Il dovere che ha un istituto di ricerca è quello di verificarne le basi scientifiche, di verificarne la solidità. Lo studio YoGuard è rivolto a donne operate di tumore al seno che devono essere sottoposte a radioterapia. E perché lo yoga? Perché è già stato dimostrato in effetti un effetto positivo dello yoga nel contrastare quelli che sono gli effetti collaterali della radioterapia, come per esempio l'astenia. È stato pubblicato recentemente uno studio su un'importante rivista scientifica, una delle più autorevoli, condotte nell'MD Anderson, che è un centro oncologico americano molto importante, che ha già dimostrato che lo yoga in effetti è attivo nei confronti appunto dell'astenia, della fatica e della radioterapia. Questo studio intende rafforzare i risultati già ottenuti dallo studio americano, unendo anche un corollario biologico che invece in quello studio non era stato previsto. Per cui vogliamo andare a vedere, oltre appunto all'effetto che lo yoga può avere soggettivamente sulla donna che lo pratica e che lo dimostra rispondendo a un questionario in cui vengono fate delle domande e la donna appunto dà un proprio giudizio, ma oltre appunto da questo, dal questionario, da queste risposte del questionario, si va anche a vedere invece l'effetto su alcuni parametri del sangue, quindi questa è un po' la novità dello studio YoGuard rispetto magari ad altri studi. E in questo, una volta ruolate in uno studio, le pazienti verranno in maniera del tutto casuale e anonima, per evitare influenze soggettive ed esterne, inserite in due gruppi, che possono essere un gruppo di controllo e un gruppo invece in cui verrà aggiunta la pratica dello yoga, che si farà durante tutto il periodo della radioterapia. Per dare un aspetto scientifico e quindi valutare in maniera scientifica questo studio, si è deciso di fare dei prelievi di sangue e di saliva per vedere se effettivamente la pratica dello yoga durante la radioterapia può modificare i valori sia ematici che di saliva, ad esempio con la valutazione del cortisolo che vediamo appunto attraverso l'esame della saliva, se ha degli effetti sullo stress fisiologico che queste pazienti comunque sono, a cui queste pazienti sono sottoposte proprio in seguito sia alla notizia della malattia che anche a tutte le terapie che devono comunque affrontare in questo lungo e impegnativo cammino. Per quanto riguarda lo studio YoGuard, il nostro apporto sarà quello di andare a verificare, indagare lo stato di infiammazione dei pazienti che partecipano allo studio, utilizzando il sangue fresco o congelato in biobanca. Su questo materiale andremo a ricercare specifici marcatori di infiammazione sia in forma solubile, liberi nel torrente circolatorio, oppure sempre presenti nel sangue ma sotto forma di pacchetti contenuti all'interno di vescicoli rilasciate dalle cellule del nostro organismo. Il personale della biobanca sarà coinvolto in questo studio per tutta la parte relativa alla manipolazione dei campioni biologici prelevati alle pazienti. Quindi i campioni arriveranno appunto in biobanca o nel centro di risorse biologiche, verranno lavorati e poi conservati nei nostri locali dedicati appunto alla conservazione a medio e lungo termine di tutti i campioni biologici. Insegno diversi metodi, alcuni più dinamici, alcuni più statici, cercando di integrare tutte le varie parti che formano questa disciplina che è antichissima, però si è evoluta nell'ultimo secolo in modo molto imponente a partire dagli Stati Uniti,
e viene ormai molto anche utilizzata in studi medici, in ricerche, perché si sta verificando che aumenta il benessere, la capacità di rilassarsi, di sentirsi a proprio agio nelle situazioni che in genere creano stress, come quelle di una patologia importante. Persone che sono sottoposte a terapie pesanti e che riescono ad attraversare meglio questo attraverso delle tecniche che gli vengono insegnate e attraverso una modifica profonda del rapporto col proprio corpo. Siamo molto convinti che questo tipo di attività, poi, una volta che lo studio sarà compiuto, si potrà estendere a più persone e non solo, ma anche a più discipline della medicina funzionale, che comprende anche altre discipline come per esempio l'esercizio fisico, la buona educazione alimentare, la musicoterapia, il mindfulness, il Reiki ed altre pratiche estremamente importanti. Fra queste, l'agopuntura, che è già entrata in qualche modo nei LEA del trattamento dei pazienti oncologici.